Allora, siamo arrivati adesso a Bressanone, siamo dentro il paesino e ci mancano 6 chilometri e arriveremo allo Ziof, che è l'hotel con cui collaboreremo, quindi non vedo l'ora di mostrarvelo. Non ero mai stato a Bressanone, da questo primo impatto mi sembra molto molto carina. Ci vediamo in albergo. Mi ero dimenticato di dirvi che se volete seguire le nostre avventure live, vi consiglio di seguirci su Instagram alla pagina Vivere Viaggiando. Mi raccomando, Vivere Viaggiando con due O, non una, due O. Vi aspetto anche lì e seguire tutte le nostre avventure live attraverso storie e post. Siamo appena arrivati alla struttura, ce l'abbiamo qui dietro, adesso prendiamo i bagagli e entriamo in albergo, vi faccio vedere la camera e tutta la parte esterna che deve essere molto molto bella. Sono appena entrato nell'hotel, ora vi mostro la camera, la 211. Siete pronti a entrare? Eccola, questa è la stanza. Bagno, la doccia, veramente veramente figo. Sì, faccio vedere il resto della stanza con il terrazzo che dà sul lago, sul laghetto che c'è davanti all'albergo, che tra l'altro è un laghetto in cui si può fare il bagno, magari d'estate, non adesso però. Allora, quella che vedete laggiù è tutta la zona spa con la piscina. Là ci sono tutte le varie discorso saune. Dopo ci sono i lettini per prendere il sole. E questa è tutta la struttura con il laghetto davanti e la vista sulle montagne. Le camere sono tutte nuove e l'albergo è stato ristrutturato nel 2016, quindi è recentissimo. 2015-2016, quindi è recentissimo. Ora farò qualche ripresa con il drone. Io utilizzo un Mavic Air, gli ho applicato anche un filtro ND. Appunto, farò qualche video. Penso che andrò sopra tutto sopra il laghetto e manderò il drone al di là di questa foresta per fare in modo che appunto arrivi anche qui, mostrare tutta la zona spa. Quindi state pronti che ora vi mostro qualche dronata qua sopra. Siamo cambiati e andiamo in direzione spa. Siamo curiosi di vedere com'è perché da fuori è veramente bella. Questa è la zona relax. Questa dietro di me è una figata. Allora, adesso ci piazzeremo qui e andremo a fare un bagno in piscina, ma la zona relax è veramente veramente bella. Qui c'è la vista sul laghetto. In teoria si potrebbe anche fare il bagno in questo laghetto, però secondo me oggi potrebbe essere molto freddo qui dietro. Veramente veramente calma, tranquilla, tutta la gente si sta riposando, quindi adesso noi ci metteremo qui e inizieremo il nostro relax. Adesso andiamo a fare merenda e a mangiare qualcosa. È vero, con l'infradito su questo percorso non è il top, però direzione merenda. Ora andiamo a cena e vi faccio vedere com'è il buffet più il menù alla carta dell'hotel.
quindi ho una certa fame se va a mangiare. Siamo rientrati in camera ora, la cena devo dire super positiva, quindi adesso ci guardiamo una serie TV su Netflix e poi ci andiamo a letto e ci vediamo domattina per la colazione. Ultimo giorno qui al Zioff. Abbiamo appena finito il pranzo, che è stato ottimo, e il resoconto finale è questo. L'hotel mi è piaciuto davvero tanto, la zona spa è molto bella, molto grande anche. L'unica pecca forse è che non c'è un idromassaggio all'interno appunto della zona spa, per il resto è molto molto bello. C'è una piscina esterna, come avete visto dai video con il drone, che è veramente figa. C'è il laghetto che vedete qui alle mie spalle, tutta la foresta dietro, quindi è una zona molto tranquilla e ve lo consiglio veramente tanto. Poi vi lascerò alcune informazioni finali da casa, quindi ora prendo la macchina e torno verso Forlì e ci vediamo dopo. Le ultime informazioni da casa, ciao! Come avete visto sono tornato a casa e ora posso parlarvi in maniera molto più tranquilla di tanti piccoli aspetti che mi sono piaciuti di questa esperienza allo Zioff. Innanzitutto, il primo, questa struttura, questo hotel è in mezzo completamente alla natura. Rimane a 10 minuti da Bressanone e mi sembra 40 minuti, un'ora da Bolzano. L'hotel è splendido perché è completamente immerso nel verde. Addirittura c'è un lago in cui si può fare il bagno davanti alla struttura. Quindi tu ti svegli la mattina, apri la finestra e c'è una vista incredibile. Questa è stata la cosa che mi è piaciuta di più di questo bellissimo hotel. La seconda cosa importante è che questa struttura io ve l'ho mostrata in un periodo, diciamo, di mezza stagione, che si andava qui dall'estate verso l'inverno, ma mi hanno assicurato tutte le persone che lavoravano lì e anche alcune persone che c'erano già state, che mi hanno scritto sui social, che questa struttura è molto molto bella anche d'inverno, quando cade la neve e tutto il paesaggio intorno a lei diventa bianco. Quindi vi consiglio di andare in questo albergo anche se siete degli amanti dello sci, della neve, delle camminate e di tutti quegli sport che si fanno appunto d'inverno sulle Dolomiti. Una cosa molto importante che volevo chiedervi è quella di lasciare un commento qui sotto se il video vi è piaciuto e di dirmi che cosa invece non vi è piaciuto o cosa vi è piaciuto tantissimo, perché inizierò a fare più spesso vlog. Infatti questa è una promessa che vi faccio: ogni lunedì dalle 18 posterò dei video, che siano consigli, che siano vlog. Comunque ho deciso di iniziare a postare alle 18 del lunedì un video ogni settimana, in maniera tale da dare continuità al canale, perché ho visto che in tanti mi avete scritto sia su Instagram che sul blog e quindi avevo piacere di continuare questo rapporto insieme a voi. Vi lascio in descrizione tutti i link, soprattutto quello più importante è quello relativo al blog che seguiamo io e la mia ragazza, Vivere Viaggiando. È un blog nuovo in cui diamo consigli ai viaggiatori su come muoversi, quando prenotare, dove prenotare. Troverete tante tips e tanti consigli che vi potranno essere utili nella scelta, quando andrete a scegliere poi il vostro prossimo viaggio. Con questo vi saluto, vi ricordo di iscrivervi al canale, lasciare un mi piace e un commento. Noi ci vediamo lunedì prossimo. Ciao!